Parola d'ordine è divertirsi, non so come Bello, parola d'ordine di divertirsi. dire. È il titolo. L'ospite questa volta è Davide Silvestri, psicologo e psicosessuologo. Attivo a Pescara e noi gli chiediamo la domanda delle domande, cioè il rapporto tra l'amore e il sesso, perché ci abbiamo girato un po' intorno nelle altre puntate, ogni tanto abbiamo fatto qualche rapida incursione, ma adesso insomma vorremmo un po' così sviluppare questo tema con un professionista e vediamo cosa ci dice. Ciao Davide. Grazie, grazie mille per l'invito, ciao. Grazie. La domanda è la domanda delle domande, come dire, amore e sesso, che rapporto hanno? Potremmo dire che ognuna alimenta l'altra, ma l'una può essere presente senza l'altro, perché ho in mente, mentre preparo, tantissime tipologie di amore e tantissime tipologie di sessualità. Non smetterò mai di dirlo che ha talmente tante di quelle sfumature che purtroppo a volte le persone tendono a non andare ad esplorare in maniera più approfondita quello che è possibile conoscere. E quindi nelle relazioni, in tutti i tipi di relazioni, diciamo, la sessualità è quella parte importante all'interno di una coppia, ma anche di singole persone o di più di due persone, che ci permette di esprimere quello che siamo, cioè tutte le soggettività, tutte le persone sono esseri sessuati e che dovrebbero avere, comunque hanno, la necessità di esprimere la propria sessualità. Mentre io parlo e vado avanti, poi se mi vuoi fermare su qualche specifica, No, bene. guarda, al momento assolutamente vai, no? Però è interessante, no? Perché secondo me la sessualità è qualcosa che anche a volte si ha paura di esplorare, e a volte secondo me c'è anche un po' una figura che forse potremmo definire di mentore, ecco, uno che magari una persona che riesce a farti capire, a esplorare con più confidenza te stesso e l'altro, perché comunque penso che un aspetto importante sia anche quello di capire cosa si vuole, provare piaceri nuovi, però ecco, secondo me una cosa molto bella è anche assaporare grazie a qualcuno, cioè come qualcuno ti porta in un buon ristorante e ti dice adesso ti faccio rifare il palato, penso che sia importante avere anche avuto, diciamo, un po' qualcuno che anche ci ha un po' indirizzati. Io penso che ognuno nella sua storia ha un po', diciamo, come dire, la persona che lo ha aiutato di più anche a sbloccarsi a livello relazionale e sessuale. Come la vedi questa cosa, per esempio? Sì, mi trovi abbastanza d'accordo. Io però faccio un discorso che parte molto dalla persona. Chiaramente per fare questa cosa che dici, cioè lasciarsi guidare, magari anche apprendere quello che è più vicino al proprio sentire, al proprio modo di esprimere la sessualità, bisogna imparare anche a conoscersi. Ed è un po' tutto collegato, cioè io cerco di conoscere me stesso e li conosco anche attraverso l'altro. Quindi, in qualche modo, mettendo, diciamo, in condivisione desideri, fantasie, diciamo, quello che può essere utile alla crescita, alla costruzione anche delle relazioni, in questo modo posso ricevere dei feedback e migliorare ancora di più. Però ci deve essere, secondo me, anche un'apertura, una predisposizione. In questo, parlando proprio di persone che ci aiutano a capire meglio, un grandissimo tema è quello proprio dell'educazione che viene ricevuta anche a partire dall'età più piccola, insomma, di educazione alla sessualità, all'affettività, e questo un po' dà un po' la cifra della situazione che viviamo anche adesso rispetto alla mancanza di informazioni, al tabù, alla paura di a toccare determinate tematiche. E questo, vabbè, non so se vogliamo anche parlarne, ma per me è una cosa che mi sta molto a cuore, perché
credo che diciamo partire dalle basi, partire proprio da bambini e bambine a parlare di queste tematiche possa poi in realtà costruire diciamo un'immagine di una società sicuramente più aperta rispetto a queste sessualità e che non alimenti una visione di tipo sessuofobica che ancora purtroppo è in atto. Ecco, su questo volevo farti proprio una domanda, nel senso che io ho provato, perché di norma faccio sempre questo tipo di ricerca in base all'argomento che trattiamo nell'incontro, fare una ricerca su Google su sesso, mentre una volta, tipo, adesso non ricordo esattamente il periodo, era facilmente rintracciabile quelle che fossero le ricerche, diciamo, più gettonate intorno all'argomento. Adesso questo in sostanza è censurato. Mentre dall'altra parte c'è una possibilità invece d'accesso su un mondo della pornografia enorme, no? Io mi sto domandando, quando tu parli di educazione, tutto sommato, voglio dire, probabilmente per un figlio è difficile parlare, magari in un'età adolescenziale, eccetera, con un genitore di sesso, quindi va a cercare delle informazioni. Invece molto probabilmente quello che trova è più un mondo esplicito piuttosto che quello informativo. Cosa ne pensi su questa cosa? Allora, ha toccato un tema molto caldo. Lo vedo anche quando mi capita di incontrare persone in studio che comunque io in qualche modo cerco anche di indagare quella che è stata la formazione ricevuta, l'educazione, tutto quello che sa da dove lo ha preso fondamentalmente la persona. E, come dicevi bene, adesso con l'utilizzo di internet l'accesso molto facile a diverse fonti, diciamo così, si è un po' diciamo modificata, anzi si è proprio strutturata in un modo, come dire, viene quasi da dire non realistico forse, la visione della sessualità. La mia non è una condanna alla pornografia, intendiamoci. Certo. La pornografia ha una sua diciamo valenza, una sua specifica che è l'intrattenimento per le persone che vogliono utilizzare a fini di eccitazione. Cos'è che non viene veicolato in maniera positiva? La visione, diciamo, intanto appunto più veritiera di quella che è la sessualità, perché sappiamo benissimo che nella pornografia ci sono canoni, requisiti standard prestabiliti, ma se immaginiamo il ragazzino, la ragazzina che attinge da quella fonte, si costruisce l'immagine che quella è, diciamo, quello è l'obiettivo e è a quella immagine deve tendere in qualche modo, e quindi possono innescarsi una serie di meccanismi di diciamo anche di natura stressogena, ansiogena rispetto alla propria fisicità, al proprio comportamento, alla propria prestazione. Ecco, la parola che uso non a caso, perché diciamo questo tipo di approccio legato a un'educazione alla sessualità derivante appunto solo ed esclusivamente dalla pornografia, diciamo favorisce quella dimensione prestazionale che poi si riversa anche nell'età adulta, perché se poi non abbiamo nel tempo costruito, insomma, letto, indagato, studiato, ci siamo informati, non abbiamo avuto un confronto anche con professionisti o altre persone, diciamo che si costruisce appunto dentro la persona questa idea che la sessualità è uguale intanto genitalità, quindi solo ciò che ha a che fare con la genitalità. Due, solo diciamo prestazione, sempre diciamo disponibili, sempre essere disponibili, sempre essere pronti, per non parlare, vabbè, del discorso delle dimensioni, insomma tutto quello che viene rimandato appunto da quel tipo di video e di immagini. E quindi insomma l'importante secondo me è quello di ridimensionare questo aspetto a favore di un'informazione più ampia, più corretta, più veritiera, perché appunto tante cose ovviamente non vengono trasmesse attraverso questi video, tante differenze, cioè anche i modelli che vengono, diciamo, fatti vedere sono di un certo tipo, un certo standard. L'occhio che guarda quel tipo di occhio è un occhio diverso, un occhio tipicamente maschile, diciamocelo, quindi
c'è tanto da su cui lavorare rispetto a questo tema. E chi, secondo te, chi deve fare chi deve dare un'educazione sessuale, diciamo, ai giovani? Perché questo potrebbe essere un po' il problema, nel senso che viene insegnata religione a scuola, ma per quanto riguarda l'educazione sessuale, cioè, è difficile trovare casi, insomma, a parte. Beh, si fa veramente una tantum, nel senso letterale del termine, si fa in secondo superiore, ma soprattutto per le ragazze in particolare, cioè nel senso è molto rivolto alle ragazze. Manca tantissimo, Massimo, questo te lo confermo, e si sofferisce in modo direi non così sostanziale con la figura dello psicologo a scuola, perché molti dei ragazzi si rivolgono manifestano problemi di natura, sì, che vanno dall'accettazione, no? Però molti anche di natura sessuale. Allora, effettivamente tu hai ragione, bisognerebbe prendere questa richiesta che c'è, è vera, e svilupparla in un percorso più coerente, cioè all'interno della scuola, all'effettività nel senso più ampio, direi. Quindi sì, questa è una grave carenza, secondo me, nella scuola contemporanea. Secondo me, se posso permettermi, penso che le figure di riferimento debbano essere persone intanto preparate su questo tema, perché non basta comunque leggere un libro e magari entrare con dei progetti, sempre se ci sono anche disponibilità a far entrare persone appunto qualificate, e poi ci deve essere la comunicazione tra il mondo della scuola e il mondo della famiglia, cioè le famiglie, perché poi i primi soggetti interessati, capita che siano i genitori, per esempio, che si ritrovano in casa a dover rispondere a delle domande su queste tematiche. E mi è capitato anche di, quando ho tenuto alcuni corsi di formazione rispetto all'educazione, all'affettività, alla sessualità per genitori e insegnanti, di riscontrare una certa difficoltà, proprio addirittura anche imbarazzo, comprensibilissimo, aggiungo, e che però ha creato ulteriore, diciamo, confusione e disagio nella mente del bambino o della bambina che faceva domande. Allora lì, per fortuna, mi viene a dire, ci sono gli strumenti per veicolare questi messaggi, ci sono libri, per fortuna, di case editrici che parlano di questo tema, e grazie a questo si possono, possiamo interagire con ragazzi e ragazze per far passare queste tematiche. I tuoi pazienti, ci puoi dare una fotografia un po' della tipologia di persone che sono e i motivi per i quali si rivolgono a te? Allora, devo dire che le motivazioni sono abbastanza trasversali. Nell'ultimo periodo ho notato un forte incremento di richiesta da parte di uomini che si rivolgono a me per problematiche legate a disfunzioni sessuali, molto accentuata è nell'ultimo periodo la manifestazione di ansia da prestazione, detta in sostanza, per cui vengono anche molto molto preoccupati e con una forte esigenza di voler risolvere il problema legato appunto a una possibile disfunzione erettile o eiaculazione precoce. Sono queste le due grandi aree rispetto al maschile che io sto rilevando personalmente. Poi al di là di questo, poi ci sono anche le coppie proprio che arrivano insieme per affrontare o alcune disfunzioni sessuali con una delle due persone, o anche semplicemente delle dinamiche relazionali, quindi rispetto alla comunicazione all'interno della coppia, alla gestione del conflitto e quant'altro. Quindi le aree sono un po' queste. Poi c'è anche un'altra categoria di persone, che sono le persone, io lavoro anche molto con le persone appartenenti alla comunità LGBT, per cui
a che fare anche con le persone che magari si vogliono interrogare rispetto alla propria identità, al proprio orientamento sessuale, e diciamo mi trovo anche a fare da supporto, da dare consulenze psicologiche e sessuologiche rispetto a un possibile percorso di affermazione di genere, oppure a, diciamo, interrogarsi proprio sul tipo di orientamento sessuale, insomma, diventa un po' un momento per chiarirsi le idee rispetto ad alcune tematiche. Oggi come oggi aumentano sempre di più queste, chiamiamole, etichette, ma che in questo momento forse sono anche necessarie, e che appunto vanno, bisogna sempre aggiornarsi sostanzialmente. Quindi le persone che arrivano, ecco, pongono, diciamo, queste problematiche, diciamo così. Io penso che sia una cosa molto bella quella di rivolgersi a uno psicologo che come te è specializzato in sessuologia, perché effettivamente io credo che molto spesso il sesso possa, come dicevamo prima, anche generare una certa paura se non lo si veramente affronta come qualcosa di estremamente, cioè, bello. Cioè, il sesso penso sia una di quelle cose che se uno vede da fuori ha sempre qualcosa di grottesco, cioè non è, come viene posto infatti nei film, è sempre un problema, perché bisogna cercare di renderlo in qualche modo elegante, bello, sinuoso, però tante volte effettivamente non lo è, anzi direi che la maggior parte delle volte non è esatto, non è così, e questo può generare una sorta di come dire, anche di repulsione iniziale. Quindi io credo che sia molto interessante il fatto di informarsi bene, di capire, ma proprio in età adolescenziale, perché anche prima naturalmente, come dicevi tu, però secondo me l'età adolescenziale è il momento proprio in cui, cioè, questo desiderio è al massimo, però anche l'idealizzazione è al massimo. E ovviamente le prime informazioni che uno va a reperire, come diceva Massimo, cioè tu vedi, ovviamente, cioè, vai sul porno, vai su... sull'amico che ti racconta la cosa, quindi c'è tutta un'immaginazione che si gonfia, e poi trovi la realtà che è molto incasinata e imprevedibile, e non sai quando ti devi togliere i calzini, se ti devi spogliare, eccetera. Poi senti dei desideri che non hai mai capito prima come funzionano, non sai cos'è l'altro nell'intimità, cioè non sai chi sei tu, non sai neanche chi è l'altro nell'intimità, cosa fa, cosa non fa. Quindi secondo me, cioè, l'idea di poter parlare con una persona che effettivamente è tecnica e ti può, come dire, aiutare proprio a capire meglio le cose, è proprio una figura, direi, essenziale tante volte. Dugo, certo che, se posso, ho notato che sì, c'è anche all'inizio chiaramente imbarazzo pure nel parlare di queste tematiche. Però io rimando sempre, rispetto a quello che dicevi prima, di cercare di vedere la sessualità come un gioco, e questo un po' viene perso, diciamo, anche forse a causa della narrazione, della rappresentazione che viene fatta, del fatto che debba essere fatto in un certo modo. Invece, se ci allarghiamo un attimo l'orizzonte, vediamo anche un momento di gioco, anche faccio un esempio che mi è capitato anche di recente di dover affrontare: il sesso sicuro. Parliamo sempre di fare sesso sicuro, di stare attenti, e quindi il preservativo diventa il momento, diciamo, che a volte può rompere l'atmosfera della situazione, no? Allora, perché non inserirlo all'interno di questa situazione, appunto, situazione che si sta creando, come un gioco? Certo. Perché questa sembra una banalità, ma a volte può aiutare rispetto alle persone che dicono mi sono dovuto alzare, sono dovuto andare a prenderlo, insomma, e poi si ritrovano in una situazione di abbassamento totalmente della vicinanza. Io ho cercato di inserire degli stimoli divertenti, poi comunicate, parlate, però... Sì, sì, ma indubbiamente è quello, cioè l'aspetto del gioco è quello che poi rende il tutto molto eccitante, cioè che anche una stupidaggine come mettere un preservativo, togliersi un calzino, far ridere in quel momento, magari, che può essere una cosa
e crea una forte intimità, e poi alla fine l'intimità è la cosa che poi ti trasporta di più. Ecco, ti trasporta, io credo, cioè proprio a essere un tutt'uno con la situazione che stai vivendo, perché poi il momento in cui tu ti dissoci dalla situazione è un momento in cui perdi tutto il flusso che stai avendo in quel momento. Cioè il sesso è molto totalizzante, questo è indubbio che sia così. E quindi se uno si tira fuori da questo canale che sta attraversando, poi resti fermo, cioè non vai oltre. No, questo è molto interessante, in effetti. Dunque, io ho un'altra domanda che riguarda un classicone, no? Penso che il sesso nel tempo è sempre stato visto come un tabù, in qualche maniera. Non parlo solo dell'Italia, ma sostanzialmente secondo me è un fenomeno, è un legame, diciamo, più che altro mondiale. E mi domando sempre perché, ad esempio, il mondo musicale utilizzi proprio l'esposizione, no, di alcuni temi, ovviamente in maniera esibita, anche a volte in maniera inaspettata, o comunque sia fuori luogo, comunque sia, che francamente delle volte non riesco a capirne il senso, per agganciare il concetto di trasgressione. E volevo capire un tuo punto di vista, perché il sesso, ma se pensiamo anche ai reality, tipo, che ne so, il Grande Fratello, mi ricordo la prima stagione del Grande Fratello nel 2000, c'era questa morbosità per cui Mataricone farà sesso con Cristina, cioè c'era tutto questa cosa qui, perché diventa una forma attrattiva, tutto sommato, cioè c'è una forte attrazione anche puramente concettuale, ma soprattutto poi pruriginosa, no? Perché secondo te il sesso è così interessante per, chiamiamolo, lo spettacolo? Beh, come dice un vecchio motto, sesso vende, ha sempre venduto in qualche modo, quindi utilizzare il corpo per parlare di determinati messaggi, non mi sentirei proprio di, diciamo, condannarlo di default. Cioè, dipende molto da come vengono veicolati certi messaggi e che cosa si dice fondamentalmente. Io credo molto nel concetto dell'autodeterminazione, ossia che io posso tanto definire me stesso e me stessa per come io penso di essere, allo stesso modo posso utilizzare il mio corpo per mandare il messaggio di, per esempio, essere libera di esprimere la mia sessualità. E per tanto tempo penso alle donne che magari hanno dovuto, in un sistema tutt'oggi patriarcale, reprimere fortemente la propria sessualità, il proprio erotismo in qualche modo, se non diciamo utilizzando quello, dico apposta, l'oggetto donna per fini esclusivamente maschili, per esempio, oppure quando la donna era vista, e tutt'oggi purtroppo ancora così, proprio come, diciamo, all'interno della relazione, come possesso, come roba mia in qualche modo. Da lì, insomma, sappiamo bene quello che succede, insomma, purtroppo a livello di violenza di genere e tutto ciò che comporta, insomma. Quindi tu hai parlato di trasgressione. Trasgressione è un termine che, insomma, molto importante, ma che rimanda a qualcosa che esce fuori dalla cosiddetta normalità. Per normalità intendiamo qualcosa sia a livello statistico, a livello quantitativo, diciamo così, ma che esula anche da diciamo, qualcosa di prestabilito, diciamo. E la trasgressione è un fattore anche importante all'interno della coppia, perché può rafforzare, diciamo, il legame, può creare quell'intesa e quella complicità necessaria per diciamo, far crescere
la coppia, qualora lo si voglia, ovviamente. Però, diciamo, questo concetto credo sia stato anche spesso travisato, perché visto come qualcosa di fuorviante, qualcosa di brutto, di... Una volta si usava la parola perversione, adesso per fortuna le cose stanno un po' cambiando grazie anche allo sdoganamento di, come dire, di alternative, di sessualità, diciamo, altre, e quindi per fortuna, insomma, sta arrivando anche un messaggio di... innanzitutto, ecco, quello che voglio precisare è che tutto ciò, la base proprio di tutte le relazioni, di tutte le sessualità possibili e immaginabili, è il consenso. Ecco, e da lì si deve partire anche all'interno dell'educazione di cui parlavamo prima, rivolta ai bambini, bambine, ragazzi e ragazze. Cioè, consenso è la base di qualsiasi tipo di rapporto, anche a livello sessuale, a livello non sessuale. Penso all'orientamento sessuale della sessualità, penso insomma, a quelle persone che non mettono il sesso come pilastro della relazione. Quindi insomma, credo che da lì bisogna partire. Quindi, insomma, rispetto a quello che viene poi fatto vedere in TV, cioè, questo secondo me un po' va a stuzzicare il desiderio di voyeurismo da parte della... D'altronde parliamo del Grande Fratello, nel senso che nasce anche proprio come impianto ideologico, cioè l'idea di guardare all'interno di una casa, vedere cosa succede, cioè 24 ore su 24. Voyeuristico, quindi. Insomma. Eh? Voyeuristico. Quindi. Esatto, sì, come dicevo, quindi secondo me è così. Non so se ti ho risposto, ma... Sì, sì. Nel caso di un amore non corrisposto, allora lì, per esempio, no, cioè, io penso che una buona parte della sofferenza sia proprio, cioè la grande carica sessuale che sentiamo verso una persona e che però non possiamo realizzare. Cioè, di fatto questo crea, cioè, insomma, contribuisce molto a creare quello stato catatonico in cui poi ci troviamo quando non siamo corrisposti, la paranoia, però io penso che qui un po' qualcuno deve aiutarci, cioè, nel senso, questa energia poi alla fine non rischia anche di diventare in alcuni momenti appunto un atteggiamento violento o di possessione o di autolesionismo che può portare a disturbi dell'alimentazione, altro. Cioè è un momento molto delicato quello di un amore rifiutato, cioè l'amore in generale è un momento delicato, di innamorarsi non ci si capisce niente, ci si sente trasportati, però essere educati ad un amore non corrisposto, ecco, da qualcuno che, cioè, ti educa però a vivere diversamente quell'amore, cioè non ti sarà corrisposto, però quell'energia che tu hai sentito è una cosa bella, cioè deve fiorire magari in un altro modo, ecco, perché sennò invece diventa, non lo so, o naufraga nel niente o diventa magari un comportamento violento o genera risentimento per tutte quante, tutto il genere a cui appartiene la persona, o per tutte le donne, per tutti gli uomini. Come la vedi questa? Certo, ha toccato un tasto molto molto interessante e mi ha aperto almeno due o tre spunti. Uno di questi è sicuramente l'idea dell'amore, parlando proprio dell'amore, dell'amore romantico, che è da sempre, si può dire, una narrazione che ricorre, che viene tramandata, è legata fortemente a stereotipi di genere ben definiti, dove l'uomo salva la donna in qualche modo deve assumere determinati ruoli, e poi c'è l'aspetto appunto romantico della situazione, quindi l'innamoramento, le fasi del corteggiamento, come l'uomo deve corteggiare la donna, tutte queste cose, tutta questa storia poi tramandata anche attraverso, penso ai cartoni animati, penso a tantissimi film, chiaramente non è che sono passati inosservati, cioè si sono introiettati un po' nelle persone, hanno fatto sì che si arrivasse ad ambire a quel tipo di amore lì, ma l'amore romantico, io non lo so, secondo me è anche un po' un'illusione che andiamo rincorrendo, che
come la pornografia non rispecchia realmente ciò che quello che è la realtà, appunto. O meglio, diciamo che la realtà ci racconta molto di più di questo, cioè dice che non dovrebbero esserci, non ci devono essere, non ci sono ruoli prestabiliti secondo il genere, non ci deve essere nessuna gerarchia tra i generi, non ci deve essere, ma non ci dovrebbe essere magari diciamo un aspetto di tipo comportamentale, cioè pensiamo ad esempio l'uomo che deve pagare la cena alla donna. Questo è un altro stereotipo, un'altra visione che si ha, perché se l'uomo non fa una cosa del genere, ho sentito dire recentemente, questa è una titola che mi è tornata in mente, che l'uomo, in una lettura di una persona, insomma, che l'uomo paga la cena, non sta pagando la cena alla donna, sta pagando una prestazione, quella che arriverà dopo. Certo. Cioè, siamo qui nell'ordine proprio della, come dire, quasi uno scambio fondamentale. Quindi quando non avviene poi questa cosa, la frustrazione è forte, perché io ti ho comprato questo, ti ho portato la cena. Cioè, tutto questo, a mio avviso, non è sano. Cioè, non è una cosa che può lasciare libertà di esprimere le persone che fanno parte della coppia. In più mi è venuto in mente un altro grande tema, che è quello a proposito di amore non corrisposto, ma che riguarda un tipo particolare di persone, in questo caso uomini eterosessuali cisgender fondamentalmente, che quando non vedono corrisposto il proprio amore, se si può dire, comunque non sono corrisposti, diciamo, dalle donne, vanno in forte frustrazione e purtroppo possono mettere in atto atti molto violenti. Vengono chiamati incel, non so se ne avete sentito parlare, ma sono cosiddetti stater celibi involontari. Ed è un fenomeno abbastanza, insomma, pericoloso, mi viene da dire, perché sono pochi, però comunque poi si vedono all'interno di gruppi online, insomma, si trasmettono queste, si rinforzano un po' tra di loro, però ecco, nasce un po', credo, dalla frustrazione di non essere in qualche modo corrisposti, di non avere possibilità di accesso al rapporto sessuale proprio, quindi e quindi questo mi fa pensare anche che vedano ancora la donna come un oggetto, fondamentalmente. Insomma, a proposito di amore non corrisposto, questa è un po' un'estremizzazione inutilmente, però volevo, insomma, portarvela come esempio. L'educazione, come diceva Vincenzo, educare all'amore non corrisposto, ok, sì, ma è come dire educare a tutto ciò che può succedere nella vita, cioè nella vita possiamo andare incontro a un fallimento, a un progetto che non si realizza. Quindi tolleranza della frustrazione, puntare molto sulle risorse interiori, sul fatto che se non sei corrisposto la vita non finisce, cioè hai vissuto una bella emozione, però chiaramente vale a dire a un adolescente, vale a dire che cioè, sono forse a quel momento, no? Perché lì si è ancora molto senza filtri, cioè lo vedo sui miei alunni, sono... Ed è bellissima questa cosa, cioè, ovviamente anch'io sono stato così, tutti più o meno siamo stati così, cioè lì non hai filtri, sono proprio le prime volte, quindi c'è tutto il bello dell'inesperienza, direi, di non sapere che cos'è, di andarlo a scoprire in quel momento, ed è per questo anche che tante volte, cioè, ti sembrerebbe, no, di morire se, oddio santo, se non piace, se arrossisci in maniera così violenta, capito, se vedi la persona che ti piace che si avvicina, cioè, comunque sì, è un bel pastrocchio certe volte, questa età, l'adolescenza, per certi versi non è che mi fa tanto di riviverla, è stata abbastanza traumatica da questo punto di vista. Penso di sì, siamo in tanti. No, è così. Va bene. Sì, per concludere, però no, c'avevo un'altra domanda. Il sesso fa parte comunque dei bisogni primari, no? Perché ci mettiamo l'alimentazione, il sesso, vabbè, la respirazione, la conservazione... forse il sonno, se non ricordo male.
E forse è uno degli elementi per il quale, quando vogliamo far male a qualcuno, lo insultiamo sulla sfera, che ne so, ad esempio del sovrappeso, piuttosto che andando ad attribuire degli insulti probabilmente che non corrispondono alla realtà, ma sessuali, no? Sia per gli uomini che per le donne, perché è normale questa cosa. In realtà non c'è una domanda, ma volevo che eventualmente mi ampliassi un po' questa riflessione. Allora, guarda un attimo, io credo che dal punto di vista del linguaggio c'è una forte disparità nel momento in cui vogliamo offendere gli uomini e le donne. Basta pensare a quando le donne vengono offese, vanno subito, diciamo, toccate sull'ambito sessuale. Non sto qui a ripetere, ma ci siamo capiti, insomma. Quando invece è l'uomo a dover essere insultato in qualche modo, dove si va a toccare? Si va a toccare o figlio di e comunque un'altra donna, oppure l'omosessualità. Quindi, cioè, intaccare la sua virilità in fatto di non essere eterosessuale al 100%, tutte queste cose qua. Queste sono le due grandi, secondo me, aree su cui purtroppo il linguaggio, attraverso appunto il linguaggio sessista, comunque veicola appunto questo messaggio fortemente patriarcale di disparità, fondamentalmente. C'è un libro molto bello della dottoressa Facilli che si chiama Uomini duri, e il lato oscuro della mascolinità, che parla anche proprio di questo, cioè del fatto anche di come ci sia un trattamento diverso rispetto all'insulto e di quanto l'uomo poi abbia interiorizzato quelli che sono i due spettri maggiori della propria costruzione dell'identità. Una è la omosessualità e l'altra è la antifemminilità, cioè quello che se l'uomo, cosiddetto uomo, diciamo, etero, cisgender, che rispetto al canone stereotipo maschile, si avvicina ad una di queste aree, automaticamente viene fatto fuori o viene discriminato o insultato per questo. Quindi, insomma, il linguaggio, le parole veramente sono importanti e dovremmo soffermarci un po' di più a ragionare prima di parlare. Di parlare. Va bene, le cose belle. Allora, scusa Vincenzo, tu hai l'ultima domanda? No, volevo chiedergli i consigli di lettura. Ah no, ok, quindi è l'ultima. Però io prima volevo chiederti se ci potevi dare, soprattutto a chi ascolta, perché noi non ne abbiamo bisogno ovviamente, dei consigli sulla sessualità. Che tipo di consigli? Appunto, in base alla tua esperienza. Di professionisti? Quello che ho già detto, cioè provare ad ampliare, a sperimentare, a vedere la sessualità come un gioco, sicuramente, non avere paura di condividere con il proprio partner, la propria partner, fantasie, timori, comunicare durante l'atto sessuale, ma anche prima o dopo, rispetto a ciò che piace e ciò che non piace, perché queste sono tutte le grandi tematiche che poi portano le persone a rivolgersi a me, ad altri professionisti, perché non si sentono liberi in qualche modo è come se si portassero all'interno della coppia questi retaggi, questo tipo di educazione ricevuta, e che poi sfocia anche in un conflitto di coppia, come può essere una disfunzione sessuale vera e propria. Quindi laddove non ci sia una componente chiaramente di tipo organica, però a livello psicologico ha delle conseguenze, diciamo così, anche sotto quel punto di vista. Quindi parola d'ordine è divertirsi. Non so come dire. Bello, parola d'ordine è divertirsi. È il titolo di questa puntata. Allora, guarda, qualcosa c'è già detto, vado a concludere dicendoti, anzi, consigliaci adesso invece un libro, una canzone e un film che tu ritieni belli e inerenti a questo argomento. Allora, un libro vi consiglio, ne ho tantissimi, adesso il primo che mi viene in mente è Senza Tabù. Senza? È un libro Tabù. Senza Tabù, ok. È un libro che è
diciamo, è pensato per tutte le età, quindi adolescenti, più adulti, genitori, che diciamo spiega proprio a livello anche molto tecnico, con delle immagini, disegni molto chiari, ma non, diciamo, no, assolutamente non volgari, che cos'è la sessualità. È scritto da Violetta Benini, ed è pubblicato da Edizione Fabbri, ed è, ha una caratteristica, se non sbaglio, se non ricordo male, che è il primo libro dove vengono riportate a livello di immagini, disegni, gli organi genitali sia delle persone cisgender che di quelle transgender. E questa cosa non era mai avvenuta da quello che so, quindi c'è anche un'apertura su questo aspetto, su come funzionano gli organi genitali, dove viene l'orgasmo, cosa è un'erezione, come si manifesta nell'uomo e nella donna, e in più c'è tutta una serie di informazioni. Appunto, è bello perché si può leggere sia facendolo passare alla mamma, al papà, poi se lo legge il figlio, la figlia. È uno strumento che ho consigliato anche diverse volte durante, insomma, il mio lavoro, quindi molto valido. E poi la canzone può essere un po' banale, ma vabbè, penso che racchiuda un po' tutto quello che siamo detti, che è Lady Gaga, Born This Way, perché mi fa pensare al fatto che siamo nati così e che racchiude un po' tutte le soggettività, la comunità queer, ci sta, secondo me. Non ci ho pensato tanto. Il film, ci devo pensare un secondo. Ecco, magari parlando di sessualità alternative, diciamo, non convenzionali, c'è un film molto carino, una commedia divertente, che si chiama Kiki e i segreti del sesso. Non ho capito. Non so se lo conoscete. No. E lì vengono, diciamo, esplicitate quelle che sono le parafilie, diciamo, che possono trovarsi in tante persone. Ed è molto bello, un film spagnolo, anche fresco, cioè è bello, è proprio piacevole da guardare, anche divertente. Amore, sesso e vino. Beh, qua devi andare, secondo me, su vini di alto tasso alcolico, sicuramente, per disinibire tutto ciò che c'è da disinibire. Sicuramente mi vengono in mente... ma purtroppo, siccome non è che mi piace tanto l'idea del vino stordente, qui rischierei di nominare un vino e fargli automaticamente un torto. Quindi mettiamo il vinaccio nel boccione, che costa molto poco, che si dà a Pasquetta per fare una Pasquetta low cost con gli amici, costa poco, è tanto, ci si ubriaca facilmente, ci si disinibisce. Non si deve degustare alcunché, perché bisogna solamente finire rovesci al pavimento. C'è amore senza sesso, sesso senza amore, e amore con un buon sesso, direi. Ce ne sono di tanti tipi, tante situazioni, tante variabili in questo mondo così cangiante, così diverso tante volte, non è mai uguale. Però mi volevo concentrare su un tipo di rapporto, che è quello in cui appunto c'è sesso, ma sentiamo che l'amore per l'altra persona o dell'altra persona non c'è. Quindi un momento in cui siamo a letto con qualcuno, amiamo ma non siamo amati, oppure siamo amati ma non amiamo. Perché questo, diciamo, da un punto di vista poetico si fa più interessante? A volte, con sempre, però... può essere interessante, perché si crea la maggiore distanza, c'è proprio una sorta di incomunicabilità paradossale, perché in verità il sesso è anche un ottimo modo per comunicare, per mettere in comune se stessi nell'intimità con l'altro, eppure si parlano lingue diverse, eppure finito il momento di intimità si resta soli. Mi colpisce infatti che anche Hemingway, in una frase di Addio alle armi, dica una cosa molto simile. Dice, se non sbaglio, vado un po' a memoria, che capiva di amare sua donna, il protagonista, perché dopo aver fatto l'amore non si sentiva solo.
corpo. Questo, diciamo, è molto, molto interessante e anche molto bello. E quindi io vi leggo questa poesia in cui invece ho cercato di mettere in luce proprio la solitudine che viene fuori quando si sta con qualcuno senza però essere amati in questo caso. Si chiama Gioco di specchi. È passata l'ora avvilente, la quiete disfatta del pomeriggio e il lampo di desiderio, acceso poi spento, che brillava sul tuo sguardo, la voglia, sì, ma non per amore di me. Abiti al quarto piano, tra il corso e la metro, corso del Duca, l'ingresso o nel mio deserto, in cui spesso danzi nuda, e non ci sono piante, neppure le grasse, l'ascensore è rosso, un rosso telecom, c'è lo specchio e ti vedo, negletta cenerella, riflessa al contrario, come tu sei per me. L'ingresso, incedi, ti seguo, andiamo al tuo antro per darci, ma persino spogliati, sei bella e sei bianca, saziata la fame che non avevi, è già ora di alzarsi, vestiti, è tardi, ripeti, di sistemarsi i vestiti, andare, obliare, di là in altre stanze, fuggire, gioire, dall'altra parte della vita, aggirata nell'ombra, e non dici niente, che c'è? E ti aggiusti la maglia allo specchio. E così incedi, ti seguo per andarmene, ma rimarrei senz'altro appuntamento. Non mi hai avuta, uscendo dal tuo riflesso, di nuovo al contrario, a testa bassa, in ascensore, premi terra, arrabbiato ma senza rancore, se vince chi fugge, giù giù nel gorgo muti, si scende, diceva il poeta che ami, pensi già a Sora, alla casa, al piano terra, e i nostri cuori spezzati, occhi, si incontrano nello specchio, guardi l'ora, incorniciati dal rosso telecom, quasi un'icona, rapidi si voltano all'atrio, sulla strada, per i tuoi baci dei saluti, sì, ti ho avuta, e sei già andata, e ti aggiri nell'ombra, sconosciuta.